Il momento è finalmente giunto! Nintendo Switch OLED, no Pro. Che sia quella di cui si vociferava? O forse no? Però non è esattamente quello che ci aspettavamo, è una cosa diversa, che forse spiazzerà più di qualcuno. Tant'è che poi faremo delle riflessioni alla fine, però intanto che cos'è Nintendo Switch OLED? Come dice il nome stesso, è una console che ha lo schermo OLED. E che ha questa come novità principale. Che sia chiaro sin da ora, la novità dominante di questa nuova versione di Switch è lo schermo OLED, un pochino più largo perché la cornice sarà più limitata, quindi 7 pollici pieni di schermo OLED. E l'uscita è l'8 ottobre 2021. Quindi tra poco, ok? Quali sono le novità di questo Nintendo Switch OLED o di questa Nintendo Switch OLED? Poi si capirà prima o poi se è maschile o femminile. Comunque, allora, schermo OLED da 7 pollici con cornice più sottile. Uno, stand regolabile più largo per metterlo così, così, così. Insomma, come vi piace stare angolati se lo giocate sul tavolo e non sulla TV, potete fare come va. 3. Nuova base con porta LAN integrata, così potete collegare la console via cavo e non necessariamente solo tramite Wi-Fi. 64 GB di memoria interna, in aggiunta alla possibilità appunto di applicarvi poi in un secondo momento la famosa schedina per allargare, come poi penso abbiamo tutti ormai a questo punto. Gli altoparlanti migliorati per un'esperienza sonora ancora più precisa, pulita e avvolgente. E 20 grammi in più sul peso canonico della console attuale. Cioè, pesa 20 grammi in più di Switch, quello che c'è sul mercato ora. L'autonomia è la stessa, per cui stessa batteria. Non si registrano al momento della stesura, la preparazione della registrazione di questo video, delle novità tecniche dentro la console. Per cui prestazioni so quelle che c'ha Switch adesso. Un paio di precisazioni riguardo alla base. Allora, la base di Nintendo Switch OLED sarà compatibile con le vecchie versioni di Switch console. La base di Switch originale sarà compatibile con Nintendo Switch OLED. Tutte le periferiche saranno compatibili, quindi i Joy-Con, il pad, eccetera, potete tutto usare. Fondamentalmente, la grande domanda che tutto il mondo si pone è: ma quindi che l'hanno fatta a fa? Ecco, questo. Mi spiace essere così diretto, brutale e lapidario, ma cioè, nel senso, io ho visto il trailer che vi avrò mostrato, immagino, se si potrà, se non me lo stricano. Ho guardato sto trailer e ho detto, bello, bello, e aspettavo novità tecniche, no? Aspettavo, novità tecniche, se si accennasse a parlare, non dico di parlare di 4K, ma mi aspettavo un miglioramento prestazionale, anche limitato, in vista di. E allora la domanda sorge spontanea, ma in questo momento la più grande esigenza dell'utente Nintendo è ricomprarsi la stessa con. Cioè, allora. Facciamo un discorso con calma. Allora, io tante volte mi sono confrontato qui e altrove con l'utente Nintendo, l'appassionato Nintendo che mi ha sempre detto: ma la nuova console che te la fanno a fare, no? Perché tanto l'aumento prestazionale che me frega, tanto io gioco a Switch stabilmente, serenamente, anche con la console così. Allora io mi chiedo, ma se l'aumento prestazionale era da considerarsi superfluo, l'aumento prestazionale, lo schermo OLED come lo consideriamo? Domanda, non, senza ironia, domanda provocatoria, ma domanda. Cioè, se Pro è inutile in quanto aumento prestazionale 4K, eccetera, 60 frame, insomma, una console che a livello di hardware mi dà di più, non è essenziale, lo schermo OLED mi è ancora meno essenziale dal mio punto di vista. Cioè, trovo che
si stia proponendo a 320 euro, prezzo consigliato da quello che ho visto, una console che essenzialmente potrebbe risultare appetibile a chi la console non ce l'ha. Ecco, cioè, un modello più prestante a livello di funzioni e non di console per chi deve entrare nel mondo di Nintendo Switch. Ma per coloro che già la possiedono, la console, non c'è alcun motivo per comprarla. E io onestamente, da gaming enthusiast, ok? Cioè da appassionato, da addetti ai lavori, quello che vi pare, mi sarei aspettato in questa fase una console che mi desse un motivo per comprarla. Cioè, io che possiedo Switch, modello base del day one comprato quando è uscito, non penso che mi rivolgerò a OLED, perché per quanto intrigante la prospettiva di avere uno schermo più bello e un po' più largo rispetto alla versione basica, non c'è nulla che mi giustifichi la voglia di portarmi a casa una console identica a quella che già possiedo, se non per lo schermo OLED. Gli speaker migliorati, 64 giga di memoria interna che si possono facilmente arginare con una scheda SD. Voglio dire, trovo che sia in questo momento abbastanza... Cioè, mi sembra di essere di fronte al famoso meme che gira di Griffin, quello lì che viene usato e riusato. Ti ricordi quando mi hai detto che desideravi tanto... T'ho preso questa e apre la porta e c'è il cavallo. Ecco, quello è un po'... Cioè, ti ricordi quando ho detto che ti avrei portato Nintendo Switch Pro 4K? Ecco, t'ho portato OLED. La vivo un po' così in questo momento. Cioè, tutto il mondo si aspettava e avrebbe desiderato una cosa, è arrivata effettivamente la nuova console, ma non è neanche lontanamente ciò che desideravamo. Cioè, credo sinceramente che nessuno... tra coloro che si aspettavano un annuncio in tal senso possa ritenersi felice di questo Nintendo Switch OLED. Perché OLED poi? Quello è un altro, quello è quello che ti vendono in bundle con la bottiglia d'olio. No, OLED, non OLED. Quindi non lo so, ragazzi, io ripeto, buona notizia per chiunque si dovesse trovare a prendere una console adesso. Chiaramente mi sento di dire, se volete comprare la console, rivolgetevi a questa, ma anche qui riflessione da fare: l'uscita di OLED comporterà un abbassamento del prezzo della versione originale di Switch? Non lo so, probabilmente sì, ma se sì sarà dei 20 euro, 30, cioè te faranno pagare di meno l'attacco LAN e la scheda interna, cioè la memoria interna, ma oltre quello non lo so, ripeto, ma aspettavo... Cioè, quando... Oh, hanno lanciato la console nuova! Sono corso a vedere che cosa... Leggiamo, facciamo, schermo OLED. Ma aspettavo un pochino di più. Ecco. Quanto ci fate penappe a me una console che faccia girare? Vabbè. Comunque, signori, io a questo punto mi rimetto a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere l'impressione che avete avuto, se intendete prenderla, se sì perché, se no perché, siete contenti, siete scontenti, parliamone. Io ripeto, ho voluto un po'... un feedback a caldo, ma credo che a freddo cambierà poco, anche perché è cambiato poco nella console stessa, per cui poi c'è poco da star lì a digerire una notizia. Non lo so, ciò credo, ma me ci hanno fatto credere un pochino sì. Comunque, ragazzi miei, un abbraccio, fatemi sapere, noi ci vediamo alla prossima.